L'inverno del 2020, con 3 gradi in più rispetto alla media stagionale, sta mandando in tilt la natura, conseguenza che sta portando anche a fioriture anticipate di circa un mese. Non solo caldo, l'inverno è stato anche segnato dalla mancanza di pioggia che ha favorito lo smog nelle città e provocato l'allarme siccità in molte aree rimaste da troppo tempo all'asciutto. Le alte temperature stanno anche favorendo la sopravvivenza degli insetti alieni arrivati in Italia dall'estero proprio con il surriscaldamento del clima e che stanno provocando una strage nei raccolti. Una situazione di allarme su cui il comparto agricolo si è detto molto preoccupato, in primis per la mancanza di acqua. Noi siamo in carenza idrica in realtà dal mese di settembre dello scorso anno e quindi diciamo che questa perdurata crisi di disponibilità di acqua in realtà ha compromesso già un po' tutte le colture agronomiche sul territorio, sia che siano le colture cerealicole che quelle per esempio olivicole, anche la vigna sta cominciando a patire un notevole stress idrico. Avremo un incontro al consorzio di bonifica per parlare con l'attuale commissario e decidere anche quello che sarà una strategia possibile per il futuro, tenendo presente che comunque alla rete irrigua del versante teramano servono circa 65 milioni di metri cubi d'acqua solo per l'utilizzo agricolo estivo. Questi 65 milioni di metri cubi d'acqua daranno la possibilità alle aziende agricole di programmare e gestire le colture agricole stesse e comunque verranno assunte circa 3.500 unità lavorative in questo lasso di tempo. Ovviamente ci si augura che la pioggia arrivi. Sì, la prima speranza è la pioggia, la seconda che arrivi in condizione di utilità, cioè senza causare quei nubifragi che abbiamo assistito per esempio in Nord Italia o in Sud Italia, perché farebbero più danno che altro. Ovviamente cercheremo di fare il possibile per limitare i disagi per i fruitori, ma dobbiamo pensare che a fronte di una stagione agricola che si preannuncia già in difficoltà adesso, temo che i prezzi si alzeranno.